questa sera presentiamo il libro di Emma Saponaro, che è qui accanto a me. È una scrittrice che ha una grandissima sensibilità, e io non la conoscevo, l'ho conosciuta questa sera, e mi sono resa conto che anche come donna ha una grande sensibilità, quindi non soltanto come scrittrice. E soprattutto, questo però si vede nel libro, una capacità proprio di entrare, di fare un'introspezione dell'animo umano, di penetrare proprio nei meandri dell'essere, del sentire dell'uomo e dell'essere umano, e anche nelle sue dinamiche, e analizza sia gli aspetti positivi che quelli negativi, quindi non è un libro melenso, però non è nemmeno un libro drammatico, riesce ad avere proprio un tono che è quello giusto quando si leggono i romanzi. E chiaramente non poteva mancare l'amore anche questo in tutte le sue sfaccettature, senza mai esagerazioni né esasperazioni, in un senso o nell'altro. Insomma, nel suo libro c'è la vita a tutto tondo, c'è la vita con tutte le sue manifestazioni positive e negative, e con le difficoltà e soprattutto con la voglia di migliorare se stessi. C'è una protagonista femminile, che lui è Cecilia, e seguiremo il corso della sua vita, che subisce un cambiamento quando lei diventa madre. Per tutte le donne accade, ma lei capita in una maniera addirittura più, diciamo, intensa, usiamo questo termine per non svelare nulla, e poi ci sarà una virata quando sua figlia all'età di 8 anni scomparirà. Cosa accade a questo punto? La narrazione inizia lenta, è un po' lenta e un po' superficiale. Quello che hai detto tu, quando c'è questa virata della scomparsa della figlia di 8 anni, chiaramente c'è il dramma. Io penso che una figlia che sparisce, che scompare, che si perde, che non sai dov'è, è un dolore talmente forte, straziante, insopportabile, e penso anche sia, oserei dire, peggio della morte. Perché? Perché la morte è una risposta, comunque si comincia ad affrontare il lutto. La morte di un figlio non si supera mai, però diciamo che si arriva al punto di sopravvivere, no? Vivere nel migliore dei modi, sopravvivere. E quando scompare un figlio non sai se ti devi aggrappare, se puoi aggrapparti ad una speranza o no, e quindi dove non è, che cosa le sta succedendo, quindi è una cosa. Quindi da questo punto in poi c'è un'accelerata e c'è una, diciamo che si snoda in due, si dicotomizza, diciamo, perché da una parte c'è lo stile ottimista, in quanto Cecilia avvia una ricerca interiore, che cosa fare, e poi si lascia l'intuito di madre, ma non starà con le mani in mano, perché la mia, di tutto il libro, è l'esortazione a reagire. A reagire in ogni caso, e questo è molto bello, quindi, perché è un messaggio. Ecco, un messaggio che si vedrà. Dall'altra, però, questa parte intimista non è noiosa, perché viene controbilanciata dallo stile invece giallistico, perché questa è una parte dove il giallo si fa un po' strada, perché c'è l'indagine poliziesca, per cui... In ogni caso, ero sicura di cavarmela, come tutte le altre volte, e di uscire illesa da quella situazione che mi stava letteralmente asfissiando. Purtroppo, però, così non fu. Uscii dal negozio con il conto in banca alleggerito molto più del previsto. Addio vacanze estive. Immaginavo la scena del film Il padre della sposa, quando John Bennett, madre della graziosa sposa, è talmente felice e raggiante che decide di affidarsi a una di quelle agenzie che sicuramente fanno risparmiare fatica e ansia per tutta l'organizzazione, ma ahimè non fanno risparmiare nient'altro. Porgono cataloghi con la maestria di uno chef di sushi che adagia guarniture di filetti su perlature di riso, come fosse la preparazione, o per meglio dire, la suggestione di un gioiello. È un vortice aspro, la sublimazione. E senza accorgersene, si spende anche al di sopra delle proprie possibilità. Se poi tutto questo non è per se stessi, ma per la propria figlia, allora bisogna moltiplicare la forza di quel vortice almeno per 10. Si finisce per scegliere il meglio: catering, fotografo, location, musica, animazione, ristorante, video e quant'altro. E nel mio caso, le tende. Ebbene, io
non sentivo affatto di immedesimarmi nella Bennet, no, ma nel di lei marito. Come non ricordare l'imbarazzo, l'inadeguatezza e la furia repressa, oltre la inarrivabile bravura di uno Spencer Tracy che inutilmente tenta di sottrarsi a quei vampiri. Mi sentivo totalmente Spencer Tracy.